Benvenuti ad Aspettando Miss Italia, trasmissione che racconterà la bella avventura del concorso più amato d'Italia qui in Calabria, Miss Italia, targata 2017, qui dalle telecamere di Tele Europa Network. Qui ci sono i nostri ospiti nel nostro salotto, una trasmissione che racconterà naturalmente non solo di bellezza ma anche di salute, di fashion, insomma, e ci accompagnerà nell'estate, nella prossima estate appunto targata 2017. Io do il benvenuto ai nostri ospiti, non potevamo che avere la nostra Linda Suriano, che è la patrona, oramai l'abbiamo già da tre edizioni titolata così, l'agente regionale di Miss Italia Calabria della Carly Fashion Agency. Ciao Linda. Ciao Raffaella. Racconteremo in queste puntate un po' tutte le nuove, le novità di questa stagione. E poi insomma le nostre ragazze oramai fasciate che insomma hanno avuto questa bella avventura a Jesolo, la nostra Emma Barbieri. Buonasera, buonasera. Quinta classificata, buonasera. Alla finalissima, ecco, sulla 7, e quindi poi ci racconterai un pochettino com'è stata questa bella esperienza che tu hai portato fino in fondo. E poi la nostra Barbara Lo Scerbo, Miss Cinema Calabria, che sappiamo che insomma in questo momento sei sotto provino, ecco, capelli rossi, occhi azzurri, insomma lei è una bellezza molto particolare che è piaciuta tantissimo alla nostra Patrizia Mirigliani, e anche lei tra le prime 40 finaliste che hanno partecipato poi a Jesolo, e sei andata sulla 7 anche tu. Insomma, poi racconteremo anche un po' la tua avventura. Cristina Gazzaruso, insomma, partner dalla prima edizione, salve, della Majorana Group, che ci ha accompagnato fin dalle prime battute della nostra avventura di Miss Italia, anche dalle prime trasmissioni di Aspettando Miss Italia. Tu oramai sei un ospite fissa, quindi ci racconterai un po' la nostra, appunto, la nostra collaborazione. E poi dicevamo, Miss Italia, Aspettando Miss Italia racconta la bellezza, ci dà anche qualche consiglio, no, alle nostre telespettatrici, ai nostri telespettatori, e quindi già in work in progress noi abbiamo nelle nostre postazioni il nostro angiologo, che anche lui è un amico fisso di Miss Italia, che è Elia Diaco, insomma già pronto con il suo screening. Poi ci racconterà insomma la salute, un po' anche dei consigli per avere le gambe sempre in forma. E poi la nostra visagista Alessia, Simona Alessio, perché tu c'hai nome e cognome che si presta a qualche dubbio. Insomma, Simona Alessio, visagista, ci parlerai un po' di bellezza e naturalmente di qualche consiglio e qualche insomma idea per l'estate per quanto riguarda il trucco. Allora partiamo subito con la nostra Linda, così ci racconti un po' questa avventura targata 2017, che è partita subito quest'anno, vero? Già dalle prime battute. Allora, innanzitutto ti saluto, mi fa piacere ritrovarci qui su Ten insieme a te per quest'anno, il terzo anno. Noi, come ben sai, dall'inizio abbiamo voluto che fossi tu appunto la nostra presentatrice ufficiale nelle serate, e anche quest'anno insomma con il programma, anche se ci saranno delle novità, perché insieme a te quest'anno ci sarà anche Italia Caruso, che poi vedremo, lo racconteremo nelle prossime puntate. Sì, ecco, quest'anno siamo partiti prima, siamo stati i primi in Italia come regione ad avere queste due selezioni, tant'è che qui abbiamo le nostre prime due miss, le nostre prime due finaliste, che ci fanno da modelle questa volta, poi Ludovica Presta e Maria Francesca Guido. Certo. E poi sul divano coloro che ci hanno rappresentato in questa stagione targata 2016, Emma Barbieri e Barbara Lo Scerbo, loro hanno portato un risultato importantissimo per la nostra regione. Emma è arrivata tra le prime 5 più belle d'Italia, quindi alla fine ha avuto un ottimo risultato, ha vissuto l'esperienza a pieno. Barbara, con la sua fascia appunto di Miss Cinema, ora è stata contattata per dei provini da Miss Italia. Abbiamo anche Gaia Parise, che è la nostra curvy calabrese, che non è presente qui oggi perché per motivi di studio, però insomma anche lei ha raggiunto un ottimo risultato. Quindi siamo stati orgogliosissimi di questa stagione 2016 e siamo altrettanto convinti che quest'anno sarà l'anno della calabrese. Noi lo diciamo sempre, abbiamo l'hashtag quest'anno. L'hashtag qual è? Quest'anno deve vincere una calabrese, quindi è un po' lungo, dobbiamo trovarlo un po' più sintetico. Però diciamo che quello che appunto si cerca è, come sempre, ma quest'anno più degli altri anni, la ragazza dalla bellezza oggettiva ma anche talentuosa, perché come sai noi nelle serate diamo la possibilità comunque alle ragazze di farsi vedere non solo da un punto di vista di portamento, quindi da un punto di vista estetico, ma anche comunque diamo la possibilità di potersi esibire
per dare proprio la dimostrazione che le ragazze, oltre ad essere belle, ballano pure, visto c'è il detto, certo, bella ma non balla, bella, invece non balla, che, no, ma tra l'altro siete stati anche un po' precursori, Linda, perché insomma già dalla prima edizione che avete guidato voi come Carly Fashion Agency, voi avete cercato di spingere le ragazze a diciamo presentarsi in modo diverso sul palco di Miss Italia Calabria, ovvero insomma cercando di esibirsi, mostrando i loro talenti artistici se ce li avevano, insomma anche un po' la loro ironia, la loro personalità. Quest'anno nell'edizione di La 7 questa cosa è servita, vero Emma? Perché in realtà voi vi siete trovate poi diciamo buttate sopra un palco addirittura a dover improvvisare con attori importanti. C'è stata anche questa novità di chi c'era, Raul Bova? Raul Bova. No, infatti questo mi ricordavo questa immagine, c'era pure Salemme, c'era Salemme anche, Gregorio Alfinieri. Ecco, tu con chi hai improvvisato? Io con Raul Bova. Vabbè, c'era certo, questa affinità di provenienza, eri raccomandata. Senti, ma comunque è stata importante quindi tutta la preparazione, diciamo anche l'avventura sul palco estivo, no? Assolutamente, in Calabria. Perché ha avuto il primo impatto con il pubblico, a trovarti tu comunque da sola, a doverti mettere alla prova e vincere un po' quella che è la paura del palcoscenico. Poi vabbè, lì ti trovi con tutte quegli spettatori dal vivo, diretta, ti vedono anche da casa, quindi un'emozione un po' da gestire. Senti, com'è andata? Perché poi siete partite in 10, vero? Siete arrivate... Sì, 11 con la Curvi. 11 con la Curvi, con la nostra Gaia, siete partite, noi vi abbiamo accompagnato fino al pullman, proprio perché avevamo il padema d'animo, tutte quante, insomma, piccoline, siete arrivate lì, com'è andata? È stato un po' un viaggio della speranza, ci siamo ritrovate, siamo partite pure tutte insieme, ci siamo con lei, sentirci per messaggio, con le altre, abbiamo proprio viaggiato insieme sul treno a trovare le coincidenze. Tra l'altro sono arrivate le più timidone, sì, no? Perché Emma era timidissima, anche la nostra Barbara, passagli il microfono, Barbara che... Buona lo so sera. Che lo usi poco, però insomma qualche parte, ecco, però insomma le più timide sono arrivate, sì, alla trasmissione alla 7. Noi eravamo un po' preoccupati, adesso vediamo un pochettino, anche perché c'è tutta una fase, no, anche di selezioni con le giurie tecniche, sì, prima, sì, di arrivare alla trasmissione. Com'è andata? No, tutto sommato alla fine bene, ci siamo appunto trovate in un'esperienza che io personalmente non mi sarei mai aspettata. Però devo dire che mi ha fatto comunque vincere sicuramente questa timidezza. Un sacco di interviste, sì, vero? Un sì, sacco, sì, di, sì, video da registrare, servizi fotografici. Sì, molti. Però è divertente. Però sì, molto divertente, pure perché c'erano le ragazze, eravamo tutti insieme, quindi è stata, oltre ad essere formativa, comunque magari per il carattere è stata anche abbastanza divertente, una bella esperienza. Senti, la giuria, chi è il giurato che ti è rimasto nel cuore? A parte Raul Bova? Enzo Miccio. Ah, Enzo, sì. Miccio, ti ha detto come ti vesti? No, non l'ha detto. No, non te l'ha detto. Per fortuna non eravamo in costume. Senti, ma tu c'hai la fascia di Miss Cinema, sì, quindi stai pensando, stai accarezzando l'idea di diventare un'attrice cinematografica? Comunque mi piacerebbe, sì, magari... Ora vediamo, c'è un provino, mi hanno chiamato da Miss Italia. Quindi ah, vedi, quindi insomma dopo Miss Italia, sì, dopo questa stato, bella esperienza, poi continua, perché insomma la nostra Patrizia Mirigliani non si dimentica, e quindi sì, anche dopo il concorso, dopo la selezione, la finalissima, poi insomma c'è un percorso, vero, sì, Linda? Sì, perché appunto vabbè, Miss Italia è una vetrina sicuramente importante, però appunto per le ragazze che poi Patrizia Mirigliani o comunque le persone che ruotano intorno al concorso notano delle caratteristiche particolari, ovviamente le cercano di inserirle in contesti come il cinema, la televisione, quindi per noi è un orgoglio ovviamente sapere comunque che le nostre ragazze, perché anche Emma ha avuto vari contatti, Barbara, insomma, che le nostre ragazze siano contattate per essere inserite comunque in dei discorsi appunto di questa importanza. Emma, allora, ti passa il microfono Barbara, hai fatto una scena d'amore con Raul Bova? Non mi ricordo. No, io con Gregorio, nell'ultima fase, proprio quella dove eravamo le ultime, sì, 5, c'è stata la scena da improvvisare, uh-huh, e quindi sì, lui mi chiedeva di sposarlo e...
Io dicevo di chiederla ad un'altra se è la mia risposta, me la ricordo, vedi, è stata l'impatto. Guarda come furbetta la nostra Emma. Senti un attimo, ma tu adesso dopo questa esperienza, come anche vivi il futuro, come lo vedi rispetto a prima, no? Perché tu insomma facevi l'ultimo anno di liceo e quindi adesso un po'... Più cambiata la mia prospettiva di approccio alle cose, sono molto più sciolta, mi vivo l'attimo, carpe diem in un certo senso, capito? E anche un po' la visione di se stessa della bellezza, no? Cioè, sì, certo, hai preso c'è consapevolezza. Ovviamente, sì, per fortuna e meno male. Quella senti, il conduttore chi era? Il conduttore di La Sette? Francesco Facchinetti. Che rapporto avete avuto con lui? No, ma era... pure Barbara lo può confermare, una persona dolcissima. La prima cosa che ci ha detto è stata: sono vostro fratello, quindi non vi preoccupate, non vi metterò a disagio, state tranquille, rilassate. Proprio una quindi persona squisita, devo dire, sì, molto gentile. Un bel gioco anche. Sì. Cristina, allora tu sei tornata, passiamo il microfono alla nostra Cristina Gazzaruso della Maionana Group, che è insomma partner dalle prime battute, no? Ci avete creduto fin dall'inizio in questa nuova avventura di Carly Fashion Agency, che oramai è giunta alla terza edizione. Allora, raccontaci un pochettino in questa nuova Ma innanzitutto avventura. Ti saluto e siamo contenti come Maionana Group di essere nuovamente partner in questa nuova avventura di Miss Italia 2017. Non potevamo mancare, anche perché con Linda poi comunque è sopraggiunto un rapporto veramente di amicizia, oltre che di stima professionale, quello è in dubbio. E quindi anche quest'anno saremo qui come partner. Quest'anno abbiamo costituito il gruppo, per cui oltre all'albergo abbiamo anche un residence, per cui abbiamo allargato quella che è l'offerta ricettiva, per cui partiamo dagli appartamenti in residence fino alle camere d'albergo e alle suite. E quest'estate saremo insieme? Quest'estate staremo insieme sicuramente. Fantastico, insomma, io senza Cristina oramai, che è un nostro portafortuna, non possiamo andare da nessuna parte. Vabbè, ma anche io non posso stare senza di voi, per questo sono qua. Nel cuore. Allora, a questo punto, visto che parliamo anche di amici di Miss Italia, parliamo con il nostro, che è già al lavoro qui alle spalle, alle mie spalle, il nostro angiologo, perché noi abbiamo insomma un partner importante, perché le gambe delle nostre Miss noi le curiamo seriamente con il nostro Elia Diaco. Sentite la musica? Hai visto che sacchetto l'abbiamo messo? Grazie. Un po' per le gambe, ma un po' anche perché questa è una citazione, no? Insomma, delle prime battute di Miss Italia all'origine. Questa era una delle canzoni insomma più importanti, che poi era all'interno di un film che si chiamava Totò e il Giro d'Italia, e c'era la Pampanini. Quindi insomma, noi facciamo le cose fatte bene, capito? Sempre, abbiamo citato, ti abbiamo citato ad hoc. Allora, il nostro angiologo Elia Diaco ci racconta in questa prima puntata l'importanza della prevenzione per delle belle gambe e non solo in forma e belle. Miss Italia è importante per lanciare questo nuovo messaggio per tutte le donne calabresi e non. Avere delle belle gambe non significa avere delle gambe sane, sicuramente. In questo momento stiamo facendo un semplice esame angiologico, un eco color doppler degli arti inferiori venoso alla nostra bellissima Miss. La nostra Ludovica Presta, che naturalmente è la nostra Miss, adesso non ha la fascia, ma lei è Miss Tutto Sposi Expo 2017, la prima Miss di questa nuova edizione. Ecco, le gambe di Ludovica come stanno? Le gambe di Ludovica stanno bene. Siamo andati a misurare il diametro della sua vena safena, abbiamo visto che ha una vena safena di 2,7 mm, quindi è una vena safena sta abbastanza bene. Sicuramente è una vena safena che col caldo inizierà a soffrire, quindi Ludovica avrà delle gambe pesanti, della stanchezza, una sensazione di gonfiore, che è la sintomatologia tipica che si ha in tutti i pazienti che hanno una lieve insufficienza venosa. E quindi che dobbiamo fare? Scarpe basse. Sicuramente non le scarpe con i tacchi di Ludovica. Ecco, gambe lunghissime quelle di Ludovica, però con le scarpe, le sneaker, dai, devi metterti, ecco. E poi l'esposizione al sole, sicuramente una protezione solare molto alta, specie nel primo periodo. E poi l'utilizzo di scarpe basse, abbiamo detto,
Inoltre l'utilizzo di creme adeguate, quali possono essere delle creme rinfrescanti, e l'introduzione nella dieta di diosmina micronizzata, che aiuta tantissimo a dare tonicità a questa vena che sicuramente ha un diametro dilatato nel periodo. Quindi attenzione anche all'alimentazione. Lo ricordo, il nostro Elia Diaco è presidente regionale della Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare, responsabile regionale della Società Italiana di Diagnostica, e quindi noi lo avremo in tutte le puntate più o meno, insomma. Sarà un piacere essere con voi. Speriamo, insomma, tu sei impegnatissimo, però sei sempre vicino a noi, e racconteremo appunto quanto è importante la prevenzione per avere delle belle gambe in forma. Grazie al nostro Elia Diaco. E a questo punto c'è un altro spazio, che è quello dedicato alla bellezza, no? Noi diamo qualche consiglio, ecco qua, ecco, sì, con la nostra Simona Alessio, la nostra visaggista. Non potevamo che avere la rettore, ecco, no, voglio dire, ecco, splendido, splendente. E ci dai qualche idea di trucco? Sì. Tu stavi già lavorando durante... Sì, io ho effettuato un trucco giorno, sì, in modo tale da poterlo trasformare poi in un trucco sera, anche lei facilmente a casa, quindi scurire un po' quello che ho fatto già ora, e così da poterlo usare pure poi per una serata. Quindi, ah, benissimo. Sì, ho uno usato smoking che hai fatto? Io, no, per il momento ho fatto un trucco giorno, quindi ho usato dei colori della terra molto naturali, e poi eventualmente quindi basta usare del nero anche alla fine della sfumatura dell'occhio, e per scurirlo, e quindi usarlo anche di sera. Magari posso fare vedere anche come. Uno smoking. Considera che lei è Maria Francesca Guido, la nostra modella, che è Miss Primavera del cinema italiano, che è questo festival importante che si svolge a Cosenza, un festival nazionale, e lei all'interno di questo festival, abbiamo fatto una seconda tappa, della seconda tappa 2017, e lei insomma è partita bene, perché Maria Francesca già è partita come volto cinematografico, no? Uscito da questo festival. Quindi, volendo dargli un tocco da red carpet a questo trucco, basta scurire un po' anche le liner, quindi portare un po' il nero anche nella palpebra e verso la fine. Senti, lei c'ha questa frangia nel trucco, sì, quando uno c'ha anche perché quest'anno va molto la frangia. Sì. Per valorizzare una pettinatura così, l'occhio? L'occhio deve essere tirato, un po' più tirato, infatti già la ragazza aveva già un bellissimo occhio, quindi ho tirato un po' di più le liner e l'occhio viene molto più tirato, e quindi si nota di molto di più. Senti, il colore di quest'estate per l'occhio? Dipende sempre poi dal colore della persona, però comunque i colori della terra sono sempre i migliori. Insomma, per l'abbronzatura, che sì, qua sì, bisogna, sì, cominciarla infatti a vedere, che sono ancora un po' bianchina. È vero. Maria Francesca, in bocca al lupo, perché tu c'hai una bella stagione davanti, perché hai vinto già la fascia di Miss Primavera del cinema, però insomma c'hai tanto ancora da fare sul palco di Miss Italia. Allora, grazie alla nostra Simona Alessio, tra l'altro, sì, visaggista, truccatrice, tra l'altro, sì, insomma, tu sei anche specializzata, estetista, sì, sei specializzata in trucco da spose. Sì, ho fatto un corso di specializzazione in trucco sposa, però ho fatto tutti i 3 anni del corso estetista, quindi sono un estetista. E quindi insomma nelle prossime puntate ci racconterai anche, certo, insomma, per una sposa cosa fare per l'estate, ecco. Va bene, ti aspettiamo. Okay, allora, intanto invece si stanno preparando i nostri talenti, perché noi non solo parliamo di bellezza, di salute, ma parliamo anche di talenti, e il talento tutto calabrese, perché poi loro calcheranno, i talenti che noi presentiamo di volta a volta in queste puntate, calcheranno il palco quest'estate di Miss Italia in giro per la Calabria. E questa volta a un po' inaugurare questo palco televisivo da Teleuropa Network sono Alessia Mandoliti e Luca Passarelli della scuola di danza Skanderbeg di Mirella Castriota, diretti da Lia Molinaro, in questo passa 2. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, my collar to the cold and damp, when my eyes
silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dare disturb the sound of silence. E bravissimi Alessia Mandolite e Luca Passarelli, diretti da Lia Molinaro della Scuola Scandale di Mirella Castriota. Grazie mille per essere stati con noi, poi vi rivedremo sul palco quest'estate di Miss Italia. Grazie mille ragazzi. Allora, siamo quasi in chiusura, ma noi un consiglio di outfit lo vogliamo dare con la nostra style coach, che è la nostra Nunzia Capitano, partner anche lei, amica di Miss Italia, e la nostra bella modella, perché noi non è che ti diamo modelle così, cara, noi ti diamo Shannon Loprede, che è Miss Eleganza Joseph Ripkoff. Eccola qua. Allora, ciao. Vedi, noi ti abbiamo accompagnato con La La Land perché voi avete come capitano, vero? Mi date il microfono? Che senza microfono la nostra Nunzia? Noi già parlavamo, Nunzia. Allora, come sempre, buonasera. Sulle musiche, sulla musica di La La Land, che è un po' il tema della vostra vera, sì, nuova ci stagione, siamo capitano. La La Land per il nostro primo spot, che presto vedrete anche nei cinema. E invece il consiglio di oggi, l'outfit scelto, siccome siamo in primavera piena, no? Ed è tempo di festival musicali, un po' in giro ovunque, anche noi lo abbiamo. Tu sei un po' hipster anche tu. Io oggi sì, oggi sì. Ecco. Ci siamo ispirati al Festival Coachella, sì, che è un festival che si svolge in California ogni anno, ma anche se vogliamo un po' Glastonbury, che è in Inghilterra. Noi abbiamo noi Wish siamo Park. International, sì, eh? Noi siamo international, abbiamo Wish Park però a Rende. Sì. Quindi, ah, ecco, quindi lo possiamo fare anche possiamo da noi. Possiamo farlo nel, ecco, nostro piccolo, esatto. Ecco. Questi festival sono famosi perché i giovani si vestono un po' come vogliono. Certo, fanno bene. Certo. Però un pochino, insomma, qualcosa, una linea guida la possiamo dare. Sì. Che è un look un po' bohemien, un po' hipster, un po' freak se vogliamo. Sì. Vedi, c'è questo il giacchino che sembra quasi un poncio con le frange in tricot, un po' stile anche Frida Kahlo. E il pantaloncino in cotone perché bisogna stare comodi. E poi è bello perché il mix and match, quando sembra che non ci azzecchi niente, il corpino di pelle. Che va tantissimo poi questi, esatto, questi mix, no? Così. Ecco. Perché alla fine vestitevi un po' come le pare, diciamo. Ecco, questa è un po' l'idea. L'idea. Come pare, basta che vi vestite da capitano. Insomma. Basta che vi vestite da capitano, appunto, che è fast fashion low. Low cost. Oh, low cost, benissimo. Tanto ciò che tu ci sarai in tutte le puntate, ci racconterai un po' di outfit, voi, sì. Siamo partiti un po' freak, però poi insomma cambiamo di puntata a dare consigli. La nostra Linda velocemente viene qua perché noi siamo in chiusura della prima puntata di Aspettando Miss Italia, vedi abbiamo anche chiuso con un po' di fashion con la nostra Nunzia Capitano e salutiamo naturalmente i nostri ospiti che sono tutti dietro di noi. Prossima puntata ogni venerdì qui da Teleuropa Network. Grazie per averci seguito, insomma, aspettando Miss Italia, alla prossima puntata.